oggi in quest'aula finalmente arriva il Lega Salvini Premier. Dico finalmente perché è evidente a tutti che siamo a metà ottobre. È evidente anche che dico finalmente perché, ahimè, per l'ennesima volta abbiamo dovuto subire in commissione il bavaglio ad un intero ramo del Parlamento, perché vede Presidente, il testo del decreto agosto è arrivato in commissione martedì notte, oggi è giovedì, quindi la commissione bilancio ha lavorato effettivamente un giorno e mezza mattina. Ditemi voi se questa è giusto, se questo è un percorso giusto da fare in termini di democrazia e anche nel rispetto del lavoro dei parlamentari tutti. Vede, qua stiamo parlando di un decreto che prevede 25 miliardi di euro di risorse, che sommate i 55 miliardi di euro del decreto rilancio e dei 20 miliardi di euro del decreto Cura Italia, fanno 100 miliardi di indebitamento. 100 miliardi di indebitamento che andrà ad impattare sul futuro delle nostre generazioni. E quindi, quando ci avete chiesto di votare lo scostamento di bilancio, noi, in ottica responsabile, perché abbiamo a cuore l'Italia e gli italiani, abbiamo dato il nostro voto per lo scostamento di bilancio. Vi abbiamo messi alla prova. Avevamo forse qualche speranza che si potesse risollevare questo paese, ma avete fallito in un provvedimento dietro l'altro, perché di rilancio anche qui non si parla praticamente di niente, perché avete perseguito nella solita logica di bonus e mancette a cui purtroppo ci avete abituati anche nei provvedimenti scorsi. Vede Presidente, oltre a questo per l'ennesima volta c'è un esempio plastico della non visione che ha questo governo, soprattutto in temi che sono veramente molto caldi. Stiamo parlando di rilanciare la nostra economia, il nostro paese, per dare un paese migliore alle future generazioni. Qua non stiamo facendo niente in termini di investimenti pubblici, non stiamo avendo una visione strutturale, non avete la minima idea davvero di come investire per far uscire il nostro paese dalla crisi, non avete la minima idea. E lo vediamo adesso nel merito, perché peraltro vi abbiamo chiesto di semplificare, di tagliare un po' la burocrazia, ma non ci avete ascoltato, perché per l'ennesima volta questo è un provvedimento pieno di decreti attuativi da realizzare. Open Police ci dà i dati chiari. Sui 252 decreti attuativi previsti, Open Police ha evidenziato che ne mancano all'appello ben 181. Stiamo parlando di oltre il 70% dei decreti attuativi necessari per dare concretezza a quelle che sono le norme che voi avete previsto. Capite bene che questo significa solo una cosa: immobilismo e non risposte serie, solo parole, 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 parole a cui avete purtroppo abituato gli italiani, a cui avete peraltro stancato, perché si continua ad andare avanti così, non vediamo miglioramenti. Io vi faccio un esempio, parlando appunto di decreti attuativi. C'era questo decreto riguardante appunto i contributi previsti per valorizzare i prodotti italiani nella ristorazione. Questo decreto doveva essere emanato entro il 14 settembre, siamo a metà ottobre, i ristoratori non hanno ancora visto un centesimo. Diteci voi se è possibile andare avanti così. Ma parliamo dei tanto cari amati bonus, perché ci avete propinato spesso e volentieri che la vera misura di rilancio necessaria per questo paese sia investire sui bonus, perché appunto ci avete propinato in molte ore, sia in commissione bilancio sia negli interventi dei colleghi parlamentari, soprattutto il Movimento 5 Stelle qua in aula, della funzionalità di questo bonus monopattino. Ma andiamo a vedere i dati, perché siamo abituati a ragionare su dati certi. Vediamo un po', bonus monopattino, tra l'altro io lo chiamo anche bonus Cina, perché ricordiamo che è una palese marchetta alla Cina, l'abbiamo ribadito più volte anche nei nostri scorsi interventi sugli altri provvedimenti e lo sappiamo bene. Beh, vede, il bonus monopattino, a fronte di 200 milioni di euro stanziati, sono stati distribuiti ad oggi 0 euro, un fallimento proprio certificato. Ma non solo Presidente, andiamo a vedere il bonus vacanze, perché anche sul bonus vacanze ci dicevate che era necessario per far ripartire il settore, uno dei settori più strategici del nostro paese, proprio perché è il biglietto da visita dell'Italia nel mondo. Beh, anche sul bonus vacanze, dove voi avete stanziato 2,4 miliardi di euro, bene, ad oggi è stato utilizzato solo per l'8%.
l'8%. Questo perché? Perché ve l'avevamo detto in sede anche di decreto rilancio, abbiamo speso ore e ore in commissione a cercare di farvi capire che la richiesta delle associazioni di categoria era quella di creare un fondo ad hoc da destinare alle aziende in crisi. Come potevate pensare che dopo i mesi di lockdown le aziende potessero anticipare di tasca loro i soldi del bonus e poi tramite credito d'imposta lo Stato forse glieli restituiva l'anno dopo? Siete veramente fuori dal mondo, Presidente. Poi, guardi, dobbiamo fare per forza un passaggio, ahimè dolente, anche in questo caso, sia per quanto riguarda i lavoratori, sia per quanto riguarda l'impresa, perché anche qui i dati sono allarmanti, perché dal lato del lavoro ovviamente apprezziamo il fatto che il governo abbia contribuito appunto sulla cassa integrazione e questo ci trova ovviamente d'accordo per il momento in cui stiamo vivendo. Però ci spiegate come mai praticamente la maggior parte degli imprenditori ha dovuto di tasca propria anticipare i soldi della cassa integrazione? Perché altrimenti lo Stato, che si è dimostrato anche stavolta nemico degli imprenditori, prenditore con gli imprenditori e non a sostegno di imprenditori e impresa. Non solo, perché avete aggravato la situazione ancora di più, perché adesso il 15 ottobre ricordiamo che arriveranno 9 milioni di euro di cartelle esattoriali, 9 milioni di cartelle esattoriali. Questo significa che sarà l'ennesimo macigno per le famiglie, per le imprese. Beh, noi avevamo proposto come Lega di sospendere l'invio di tutte le cartelle esattoriali, perché è evidente, se gli italiani non avevano soldi prima del lockdown è ovvio che non li hanno adesso per pagare. Lo Stato deve stare dalla parte degli italiani, non l'abbiamo ancora capito, non lo state facendo, svegliatevi. Poi io vi dico di svegliarvi, ma purtroppo ci cadono le braccia anche qua, perché ovviamente non si può anche qui fare un passaggio ancora più doloroso, perché stiamo parlando di un decreto che dovrebbe rilanciare l'economia di questo paese e ahimè vediamo che ci sono interi riferimenti a palesissime marchette e mancette, perché scusate un attimo, io leggo qua 4 milioni di euro stanziati che vanno in questo decreto, sommati 4 milioni di euro già stanziati nel decreto rilancio, per i centri contro le discriminazioni sessuali e di genere. Adesso qualcuno mi spiega che cosa c'entra con il rilancio economico di questo paese, perché noi non lo capiamo. E non solo questo, se andiamo ancora a fondo vediamo un'altra marchetta, perché così bisogna chiamarle, Presidente, le cose, perché ci avete proprio stancato. Qua vediamo 900.000 euro per la Casa delle Donne di Roma. Ma chi volete prendere in giro? Chi volete prendere in giro? Qua stiamo parlando di che un decreto debba sanare un contenzioso di un'istituzione con il Campidoglio. Cioè ditemi voi che relazione c'è tra questo e il rilancio, un decreto che dovrebbe pensare al rilancio economico di questo paese. Noi non vediamo assolutamente il nesso e siamo però, aggiungo, veramente molto preoccupati di questa deriva che state prendendo. E Presidente, io mi avvio alla conclusione, dove però sono doverosi dei passaggi. Come ho detto prima, quando ho iniziato il mio intervento, noi stiamo assistendo veramente ad una deriva pericolosa. Io mi ricordo quando la Lega era al governo, gli autorevoli all'epoca rappresentanti della loro opposizione che urlavano alla deriva autoritaria che stava prendendo il nostro paese. Beh, noi siamo abituati a parlare con i fatti. Qui si sta andando avanti con DPCM del Presidente del Consiglio. Andate avanti a far passare i provvedimenti a colpi di fiducia. Mettete bavagli a interi rami del Parlamento. Azzerate la democrazia e soprattutto azzerate la dialettica parlamentare. Diteci voi questo che cos'è. Da noi si chiama deriva autoritaria. E adesso concludo, Presidente. Io mi auguro veramente che voi vi guardiate in faccia. Vi guardiate in faccia perché avete collezionato un fallimento dietro l'altro nei vostri provvedimenti. Vi dovete guardare in faccia, perché se vi è rimasta un minimo di dignità e un minimo di rispetto per gli italiani che non arrivano alla fine del mese,
voi dovreste veramente abbandonare questo governo. Grazie.